pressione anche nella sua tre quarti di campo, nell'uno contro uno. Zaha, Shaw sul cambio di lato. Sterling si fa vedere, si sporca il pallone Patrick O'Shaughnessy, ne palla in fallo laterale. Il Barnsley sicuramente una chance importante. Bravo il Morrison, va dentro, movimento di Sterling, vuole difendere il pallone, potrebbe ancora girarsi. Ottimo il controllo del giamaicano d'Inghilterra, stavolta la perde sul raddoppio, ha avuto la meglio, una delle specialità della casa, Berahino. Ancora Berahino, prova ad andare dentro, pensa al tiro, gabbia di tre intorno a lui, ancora Berahino, riallargare. Zaha parte largo da sinistra ora, prova a proporsi, ancora in uno contro uno, cross basso, subito a fare muro, addirittura nell'area piccola, la difesa finlandese. In questa partita, la Finlandia finché ha fatto molto bene, squadra tatticamente molto, molto ordinata, ben messa in campo, si vede anche oggi, almeno in fase difensiva. Sterling, lo spunto, doppio passo, fino in fondo, cross morbido, primo palo, opposizione di attacca. Col destro, un giocatore molto pericoloso, anche e soprattutto dal tiro da fuori, baricentro basso, giocatore di poco sopra il 1,60 m, ma di buona tecnica. Qui Sterling va in progressione, sbilanciato da Patrick O'Shaughnessy. Sterling si rialza, alza la testa, vede Berahino dentro, non filtra, il tentativo di assist, ancora Berahino. D'esperienza come Bakary Sagna. Shaw cerca a lungo linea. Berahino. Riceve lui il pallone, ancora Berahino, resiste una carica, ancora Berahino. Sterling sbaglia col destro al momento della battuta, passaggio anche all'esordio contro la Moldova. Con la Finlandia ovviamente nella gara d'andata finita 1-1 a Tampere, tra l'altro un gol importante dopo che Yagubi aveva portato in vantaggio la Finlandia, che ha perso fiducia e ora davvero non riesce più neppure a proporsi. Con ripartenze corali come aveva fatto nei primi minuti, nella prima metà del primo tempo. Sterling da fermo, si fa abbracciare, un gesto che costa il giallo. In queste prime battute un 4-5-1 con il solo Vairinen fare reparto in attacco. Sul cambio di lato, Shaw molto alto, giocatore del Southampton, buono 1-2. Parte il cross, però sul secondo palo, è andato troppo in profondità. Cercava Berahino, poi sul rimpallo, premiata la presenza in area di Tom Ince, che non è riuscito a controllare col sinistro. Sicuramente poteva fare di più il figlio di Paul. E qui intervento deciso, centrocampo, 5 gol, 3 dei quali in Premier League. Questo è Ward-Prowse, anche lui sta facendo benissimo con il Southampton. Difende il pallone Sterling, calcio di punizione per lui. Chalobah, Chalobah, Shaw cerca a lungo linea, bene Sterling, prova a staccarsi dalla marcatura di Patrick O'Shaughnessy, guadagna un calcio di punizione e qui è troppo corto. Buona la copertura di Stones, applausi per lui. Sterling prova a puntare, ancora Sterling, serie di finte, se la sposta sul destro, non calcia, perde l'attimo, sbilanciato, non c'è fallo, qualche prova lui, serie di finte, cerca il movimento da quella parte, non riesce a sfondare, scarica per Pananen. Parte il cross di Patrick O'Shaughnessy, molto poco curdi, tiro, ha voluto provare, allora Aspegren col destro, piede preferito, a riallargare, bene, Lod ha messo giù, ancora 1-2 con Yagubi. Patrick O'Shaughnessy partecipa anche lui, va al cross, Shaw in opposizione, palla in fallo laterale. Ovviamente la Finlandia è in arco centrale da parte di Ravel Morrison, anche il cambio di nome sulla maglietta, che è lo stesso che di fatto si è visto quest'anno con la sua squadra di club, con il West Ham, scrivendo. Mutta järkevästi pelaa päällä alaspäin Joroselle. Ja nyt pitäisi löytyä sitä tahtotila näille viimeisille minuuteille. Atakkapallo eteenpäin Yagubille, Yagubi, O'Shaughnessy, suoraan ilmasta, maistaa!